Ciao, oggi siamo qui a staccare una caldaia dal muro per convertire l'impianto con caldaia e chiller in pompa di calore. Seguimi in questa storia. Ciao, come ti dicevo prima, qui abbiamo un impianto dove c'era una caldaia a gas murale per fare il riscaldamento e un chiller per fare il raffrescamento. Poi ti porterò di sopra a vedere il chiller. L'impianto di riscaldamento è a pavimento, mentre il raffrescamento, la deumidificazione soprattutto, viene fatta con l'aria. Infatti c'è una UTA, cioè un'unità di trattamento aria, posizionata nella stanza a fianco che ti mostrerò, dove veniva alimentata dal chiller, quindi con l'acqua fredda, per deumidificare l'aria d'estate. Qui è stata tolta completamente la caldaia e al suo posto viene innestata la pompa di calore, che però viene posizionata all'esterno. È stato aggiunto un puffer di acqua tecnica perché la pompa di calore possa lavorare su un volume di acqua calda e poter fare quindi degli sbrinamenti molto veloci d'inverno. Questa è una caratteristica fondamentale per le pompe di calore professionali. Adesso ti mostro un attimo l'impianto, vieni di qua. Qui abbiamo l'arrivo del chiller, del vecchio chiller. Infatti abbiamo due tubazioni in rame da un pollice e mezzo che arrivano dall'esterno e andavano ad alimentare la batteria UTA che è sull'altra stanza. Mentre da questa parte abbiamo un separatore idraulico dove ci lavorava la caldaia. La caldaia quindi andava a lavorare tramite separatore idraulico sul collettore e questi due circolatori portavano l'acqua calda, e lo porteranno anche in futuro, sull'impianto a pavimento. Mentre questi altri due circolatori sono adibiti al raffrescamento e alla deumidificazione. Cosa sta succedendo adesso? Adesso andiamo ad intercettare le tubazioni che arrivano dal puffer per poterle collegare direttamente sul separatore idraulico. In questo caso dal separatore idraulico uscirà sia acqua calda tecnica d'inverno per fare il riscaldamento, sia acqua fredda tecnica d'estate per fare il raffrescamento e la deumidificazione. Questa è l'unità di trattamento d'aria, quindi è una macchina che al suo interno ha delle batterie e dei ventilatori, ma nelle batterie ci gira acqua tecnica fredda per fare raffrescamento e deumidificazione. L'acqua tecnica arriva da queste due tubazioni che sono collegate con il vecchio chiller e prossimamente invece saranno collegate con la pompa di calore. Tutto questo poi viene canalizzato e portato negli ambienti soprastanti, quindi l'aria fresca e umida va a lavorare poi sugli ambienti soprastanti. Questo è il classico intervento che si può fare nelle aziende, quindi per riscaldamento e raffrescamento degli uffici, oppure nei bar, nei centri commerciali, dove ci sono caldaie per fare il riscaldamento e chiller per fare il raffrescamento. Questo tipo di intervento, togliendo la caldaia, permette l'accessibilità al conto termico, quindi è possibile ottenere il conto termico, quindi un incentivo statale, per sostituire la caldaia con una pompa di calore per riscaldamento. Grazie a sigillo sicuro poi è possibile fare anche la cessione del conto termico. Infatti questo conto termico può essere scontato in fattura al cliente in modo che il cliente paghi solo la differenza, mentre il conto termico viene intestato a una società terza. Adesso ti porto a vedere il vecchio chiller e la nuova pompa di calore. Ecco, questo è il vecchio chiller, quindi è una macchina che sembra una pompa di calore però in realtà fa solo acqua fredda, quindi solo raffrescamento d'estate. Infatti ha alte performance magari d'estate, però se venisse convertito in pompa di calore avrebbe basse rese d'inverno per riscaldare e quindi bassi COP e alti consumi elettrici. Come puoi vedere, lo caratterizza il fatto che ci sono delle lamelle dietro molto vicine una dall'altra, no? Anziché le pompe di calore professionali, dove invece le alette sono distanti per poter far circolare l'aria e non brinare molto velocemente. Ed eccoci infine dove è stata posizionata la pompa di calore, cioè al posto del vecchio chiller. Come vedi, c'è un ventilatore a 7 pale con denti seghettati per ridurre il rumore, ma la caratteristica fondamentale di questa pompa di calore rispetto al vecchio chiller è la batteria esterna dietro. Ha le alette molto distanti una dall'altra, in modo che l'aria, anche umida, riesce a passare senza formare brina sulle alette, creare il blocco della macchina. In questi casi bisogna fare particolare attenzione alle tubazioni, che devono essere adeguatamente verificate per garantire la portata d'acqua e il funzionamento corretto della pompa di calore. In questo caso abbiamo usato le stesse tubazioni di prima perché abbiamo verificato il diametro ed era corretto per l'utilizzo di questa pompa di calore. E ricorda che grazie a sigillo sicuro è possibile fare anche la cessione del conto termico, ovvero ti viene scontato in fattura il conto termico, così che il cliente può pagare solo la differenza.
Se anche tu hai la stessa condizione, cioè una caldaia per fare il riscaldamento e un chiller per fare il raffrescamento, affidati a Sigillo Sicuro per poter togliere la caldaia, staccarti completamente dal gas ed eventualmente accedere anche alla cessione del conto termico, cioè paghi solo la differenza in fattura. Se sei in queste condizioni, vai nella descrizione del video, troverai il link per accedere alla pagina dove troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno.